Quella che abbiamo ascoltato è una pagina di Vangelo che conosciamo bene. È anche particolarmente bella, ricca nei contenuti. Non possiamo certo considerarli tutti, ma almeno alcuni che ci siano di aiuto in questa terza domenica di Quaresima e nel percorso del cammino quaresimale che stiamo facendo. Insieme a Gesù, in questo racconto evangelico c'è una protagonista, è la donna samaritana. Cerca acqua nel pozzo. Gesù le darà un'altra acqua, un'acqua viva. La donna cercava acqua nel pozzo per poter portare avanti la propria vita terrena. Gesù le vuol dare un'altra acqua, lo Spirito Santo, perché ella possa avere in sé un'altra vita, la vita stessa di Dio, una vita nuova, molto più bella, che non riguarda soltanto il tempo presente, ma anche l'eternità. Ci sono due particolari in questa pagina evangelica che siamo chiamati a sottolineare. Il primo particolare è quello di una brocca. La donna si reca al pozzo con la brocca in mano. E la brocca è quello che ha di più prezioso, perché attraverso la brocca potrà attingere acqua dal pozzo. E poi c'è un altro particolare, che la donna si reca al pozzo in un'ora caldissima della giornata, un'ora nella quale non potrà trovare nessuno, e probabilmente lo fa di proposito. Va al pozzo quando sa che non incontrerà nessuno del villaggio. Due particolari da considerare con attenzione: la brocca, che per la donna è la cosa più importante, la solitudine, non vuole vedere nessuno. Questi due particolari stanno all'inizio del racconto. Li ritroviamo poi, alla fine del racconto, completamente trasformati. Cioè, la brocca che la donna portava in mano e con la quale avrebbe potuto attingere l'acqua, quell'oggetto che gli era così caro, si dice al termine del racconto, la donna l'ha dimenticata. Non ce l'ha più in mano. L'ha dimenticata lì presso il pozzo, è andata altrove. Era così importante quella brocca per attingere l'acqua, adesso non le interessa più, tanto che se ne dimentica. Il secondo particolare: era andata al pozzo nell'ora in cui poteva non vedere nessuno. Al termine del racconto, che cosa accade? Che la donna si mette in cammino, e possiamo immaginare addirittura si metta a correre per andare a trovare gli altri abitanti del villaggio, quelli che non voleva vedere. Adesso è cambiata la situazione. Non li voleva incontrare, voleva stare da sola. Adesso no. Cammina e corre per andare a incontrare proprio loro, gli abitanti del villaggio. Questi due particolari, la brocca e il rapporto con gli abitanti del villaggio, ci dicono che nella donna è cambiato qualcosa di importante, anziché è cambiato tutto. La brocca, che era così decisiva, non le interessa più. La solitudine nella quale voleva vivere si è trasformata in desiderio di compagnia e di incontro. Cos'è successo?
la donna ha incontrato Gesù. L'incontro con Gesù le ha trasformato la vita, perché Gesù le ha dato l'acqua viva, lo spirito, la sua stessa vita. E la donna è cambiata, è cambiata. Ma proviamo a considerare, nel percorso di questa donna, il nostro percorso. Che cosa significa concretamente per la nostra vita e per il tempo quaresimale che stiamo vivendo? Noi abbiamo una brocca che ci è molto cara, tutti noi. Troppo, perché pensiamo che quella brocca sia decisiva per l'esistenza, che sia tutto per noi. È il segno delle tante cose nelle quali perdiamo energia, tempo, cuore, le tante cose che non sono così importanti ed essenziali. Noi oggi domandiamo al Signore che ci doni quell'acqua viva che è il suo spirito, perché abbandoniamo le brocche inutili che appesantiscono il cammino e, come la donna, le lasciamo lì perché ci siamo accorti che il tesoro vero della vita non è la brocca, è Gesù. È Gesù. Perché ha dimenticato la brocca? Perché aveva incontrato Gesù? Perché ciò che le interessava così tanto non le interessa più così tanto? Perché ha incontrato Gesù? Perché si dimentica di quello che prima era il centro della sua attenzione e della sua preoccupazione? Ma perché ha incontrato Gesù? E dal momento che ha incontrato Gesù, ha incontrato tutto. E tutto il resto perde di valore se non è considerato in rapporto a Lui. Quest'oggi, terza domenica di Quaresima, momento importante del cammino quaresimale, domandiamo questa grazia anche per noi, di dimenticare le brocche, perché ci siamo accorti, in virtù dello Spirito che il Signore ci dà, che Lui è importante, Lui è il più importante, che senza di Lui tutto è perduto e con Lui tutto è guadagnato, che se ci dimentichiamo di Lui ogni cosa perde colore, bellezza e significato, ma che con Lui tutto diventa bello, ricco, pieno di significato per la nostra vita. Ma poi c'è il secondo particolare. La donna che cercava di essere sola e scappava dagli altri si è messa in cammino e di corsa per andare a incontrarli e a dire loro ciò che aveva vissuto e sperimentato. Com'è possibile questo cambiamento? È possibile perché questa donna ha incontrato Gesù. E incontrando Lui, ricevendo da Lui il dono dell'acqua viva, dello spirito, della sua stessa vita, non si ritrae più dalla relazione con gli altri, non considera più gli altri come nemici e concorrenti, non si distacca dai circostanti quasi fossero un peso e un fardello, no. Capisce, trova la bellezza di entrare in relazione, di amicizia, di amore, di fraternità, di carità con gli altri, che diventano importanti per la sua vita. Non è più ripiegata su di sé, ma ormai è aperta in una relazione bella, di amore, di amicizia, con coloro con i quali vive. E questo riguarda anche noi. Quante volte ci rapportiamo agli altri come a un ostacolo? Quante volte ci rapportiamo agli altri come a degli estranei? Quante volte ci rapportiamo agli altri come a dei nemici? Quante volte ci rapportiamo agli altri non volendo rapportarci agli altri e scappando il più possibile? Nel momento in cui incontriamo Gesù e Lui ci dona l'acqua viva, che è il suo spirito,
Gli altri diventano amici da incontrare, fratelli da amare, bisognosi da servire, fratelli e sorelle con i quali condividere il cammino della vita. Chiediamo che anche questo possa realizzarsi oggi, terza domenica di Quaresima, e in questo cammino che stiamo percorrendo nel tempo quaresimale. Ma la donna samaritana ha vissuto questa trasformazione verso una vita vera, piena, bella, gioiosa, perché ha incontrato Gesù che le ha dato il suo spirito. E noi? Come pensiamo di incontrarlo in questi giorni, in questo tempo? Come pensiamo di ricevere il suo spirito, la sua vita, che opera in noi questo cambiamento così decisivo e importante? Come? Tre piccole cose che conosciamo, ma che in questo tempo siamo chiamati a vivere con intensità vera. L'ascolto quotidiano della parola del Signore non è una cosa da fare, è Lui da incontrare attraverso la Sua parola, e lì ci dona se stesso, il Suo spirito e la Sua vita. La messa. Ma perché durante il tempo quaresimale non la frequentiamo di più? Non è una cosa da fare, è Lui da incontrare, che ci dona se stesso, la sua vita e il suo spirito. La confessione, perché non la viviamo più frequentemente? Non è una cosa da fare, è Lui da incontrare, che ci dona se stesso, la sua vita e il suo spirito. Facciamo in modo che l'ascolto della parola del Signore, la messa frequente e la confessione frequente siano in questo tempo come il pozzo per la samaritana, dove incontriamo Lui e da Lui riceviamo il dono di se stesso, della sua vita e del suo spirito, perché anche noi, come la samaritana, possiamo capire che Lui è il tutto della vita, in cui il nostro cuore trova davvero pace e gioia, e che è bello vivere in comunione, in fraternità, in un amore autentico con i nostri fratelli e con le nostre sorelle. Possa essere questo la nostra domenica di oggi, possa essere questo il nostro cammino quaresimale. Un cammino di conversione che non è un peso, un cammino di conversione che è un cammino nella bellezza, nella gioia, nella pienezza della vita, perché la vita del Signore in noi, del Suo Spirito in noi.